Nonostante i malumori di una città sempre più scettica e che sogna di tornare ai fasti di un tempo, il presidente Pietro Sciotto rilancia le sue ambizioni e quelle di una squadra che il patron biancoscudato intende portare in alto. Invitato da alcuni gruppi di ultras a farsi da parte alla luce dell'evidente assenza di programmazione, nei giorni scorsi il massimo esponente del sodalizio giallorosso ha pensato seriamente di lasciare il timone del club siciliano, ma la voglia di riaccendere in città un entusiasmo che in questo momento è ai minimi livelli è parecchio elevata. Brucia ancora parecchio in città l'addio del tecnico Giacomo Modica, più distante dalla San Benedettese ma sempre più vicino alla Cavese, dove potrebbe essere seguita a ruota da diversi calciatori del Messina, tra cui il difensore Francesco Bruno, il terzino Damiano Lia, i centrocampisti Andrea Migliorini e Giovanni Lavrendi e forse l'attaccante Arcangelo Ragosta. Intanto, entro questa settimana, Sciotto dovrebbe annunciare la nuova guida tecnica del Messina in vista della stagione sportiva 2018-2019. Dopo un'ulteriore chiacchierata interlocutoria, sembrerebbe l'allenatore romano Oberdan Biagioni il principale candidato alla successione del trainer mazzarese. Classe 1969, ex allenatore di Potenza, Olbia, Viterbese, Andria, Terracina, Ostia e Tivoli, anche gli allievo del tecnico Zdenek Zeman e fedele al 4-3-3, da calciatore Biagioni ha vestito le maglie di Lazio, Monopoli, Cosenza, Foggia, Udinese, Pistoiese, Andria, Brescia, Crotone, Giulianova e Tivoli. Il suo curriculum però non entusiasma certo la tifoseria, che preferirebbe un profilo maggiormente vincente. Con lui potrebbe sbarcare in riva allo stretto Gianluca Torma, ex direttore sportivo di Matera e Cerignola. Ma anche il nome di Torma non esalta certo una piazza che ha sempre più voglia di tornare a sognare e soprattutto di vincere.